Nazionale Calcio TV, tutti allo stadio. Ma prima vi portiamo a teatro con Federico Stragaccio, cioè la sera prima. L'amore è una strada sollevata da voi. In occasione della manifestazione sportiva che ha visto protagonista la città Ribelluno, io e il funambolico Andrea Bove abbiamo avuto il piacere la sera prima di presentarlo in teatro davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Lui in teatro qua a Belluno dopo 10 anni è tornato e ha presentato il suo nuovo singolo, signori, Federico Stragaccio! Sono tornato a casa, sotto le mie montagne, alle origini. Nazionale Calcio TV scende in campo ancora una volta sotto il segno della solidarietà. A questo punto diamo la linea al campo e poi il parziale tra il primo e il secondo tempo spetta a lui, mister Fagioli, vai. Sicuramente a tutti i volontari che hanno partecipato per la riuscita di questa manifestazione. Lavoriamo tutti per la stessa finalità che è la solidarietà. Torna Belluno perché su questa pista ho fatto il mio personale. No, di solito, scusa, ho capito, ma è una deformazione professionale. Perdo tutti i superpoteri senza il microfono. Premio Galup. Ma sì, sono contento anche perché io sono originario di queste parti, per cui mi fa particolarmente piacere. Ma direi che non è andata male. Mi faccio quel dire perché è venuto male. Direi. Okay, direi dire assolutamente una grande sorpresa dopo tanto tempo che non giocava il nostro portiere Nonis. Sicuramente grande, tre parate bellissime. E credo che anche lei abbia fatto la sua sporca figura oggi. Oh. Deve giocare in attacco, forse. Forse, però hanno detto che se non passi la palla subito, torni in difesa. Federico, vieni qua, chiudiamo insieme perché poi Federico Stragà, oggi capitano bellunese, ci ha voluto, insomma, ci ha ospitato. Beh, certo, è stata una bella manifestazione. Complimenti a lui, complimenti ai bellunesi e soprattutto grande partita. Ha rischiato anche di segnare nel primo tempo. Siamo alla fascia capitano, gli ha portato bene. Signori, la chiusa spenta Federico Stragà, microfono è tuo, vai, chiudi il servizio. Io ringrazio tutti i bellunesi presenti, miei amici della Nazionale Calcio TV che sono venuti nella mia città, sono molto orgoglioso di averli accolti qui tra le nostre montagne. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!